mezzo meccanico in movimento, sono ora in 9 dopo il forfè di Revolution Venere. Mezzo meccanico in movimento, ippica nazionale. Un po' arretrato Raskin in Runco, gli altri bene a rete. Prende velocità il mezzo meccanico, un po' arretrato Ru Varendeni. Alla chiusura, a largo di tutti, Rouge B impegna Ringo Starr, di dentro Rocky Hall. Passano i due, con Rouge B che insiste, ma gli rientra l'allevo di Vecchione. 13 e mezzo il lancio, Frivoli per un po' di spesa, per la B di Greppi, che ha completamente la piegata, va lungo i birilli. Intanto si ingamba Ru Varendeni, che punta in avanti. 29-8, ma Ringo Starr anticipa l'idea di Ru Varendeni, passano i due, con Ringo Starr che scende lungo i birilli. Cavalli dopo 600 metri di gara, nell'ordine del 44. Penultima curva, i due più gettonati in pole position, con Ringo Starr che argina Ru Varendeni, poi Rouge B più discosto gli altri. Mezzo miglio, 59 un battito, si viaggia intorno all'1.14, torna alla carica Ru Varendeni, ma per il momento il Treb argina l'avversario. Chiusura del chilometro, spumeggiante, 13 e mezzo, 14 e 4 di frazione. A largo Ramses degli Dei, nella scia di Ru Varendeni, cavalli che affrontano la curva finale. Allunga bene il Treb di Vecchione, 14.3, 1.27, 8, 3 quarti di miglio. Scappa via Roberto Vecchione, prende vantaggio. Si libera Rouge B, ma il leader ha fatto bene i calcoli. Retta d'arrivo con Ringo Starr su Rouge B e Rocky Hull. Il palo si avvicina, Ringo Starr in vantaggio, si prova a Rouge B, ma non c'è più tempo, non c'è più tempo. Roberto Vecchione alla grande, firma questa quarta del convegno. Attenzione, 1.57, 1.13.1, chapeau per questo Ringo Starr Treb, un classic foto, tanto per cambiare il training del tedesco di Germania, Hellert, della Scherdon Stable come proprietà, ma in salchi c'è lui, senza giacca e cravatta, blue jeans e una camicia, Roberto Vecchione. Bene bene Rouge B, hanno fatto bene a giocare la piazzata, l'hanno seguita molto, Antonio Greppi, sempre senza sbavature.